siamo qui stasera al PAN, bellissima presentazione di un progetto interessantissimo, un'app voluta dalla Inner Wheel Italia e dalla prima municipalità. Qui con noi il presidente Francesco De Giovanni, l'importanza di dire no al bullismo, al cyberbullismo, utilizzando quello che è per i giovani è pane quotidiano, cellulari, smartphone e quant'altro. Quanto è importante eventi come questi e migliorare sempre più affinché non ci siano vittime di nessun genere. Sì, e questa è l'evoluzione di una campagna, ciao ragazzi, che facciamo da tanto. Noi come municipalità siamo stati molto impegnati su questo tema, abbiamo fatto molti incontri nelle scuole con la questura, insieme, diciamo, accompagnati direi dalla questura, dalle unità cilofile, per avvicinare proprio la divisa ai bambini. In particolare sulle scuole elementari abbiamo lavorato moltissimo nella prima municipalità e devo dire che questo strumento è proprio l'evoluzione di un qualcosa che noi abbiamo fatto in maniera, come dire, un po' probabilmente approssimativa, dicendo vabbè, affrontiamo l'argomento, iniziamone a parlare nelle scuole, che è il primo passo che normalmente si fa quando si vuole risolvere qualche cosa. La prima cosa che si fa, si va nelle scuole e si parla della questione, provando a trovare delle soluzioni condivise con i ragazzi. Questa è l'evoluzione. Questa è un'app, l'app è un qualcosa che è più immediata, no? Sta sul nostro cellulare, quindi anche i bambini che hanno una difficoltà possono non parlare direttamente con qualcuno, ma probabilmente parlare con il proprio cellulare, cosa che fanno probabilmente quasi sempre, però utilizzando questa app. Un'app che è intuitiva, è molto facile, fatta proprio per i bambini, che può aiutare moltissimo perché può dare suggerimenti, può dare indicazioni, per esempio anche immediatamente un po' interattiva, quindi può dare eventualmente, non so, dei riferimenti, dei numeri di telefono, anche delle chat in particolare, delle email a cui scrivere qualche cosa, quindi evita anche il contatto probabilmente con quello un po' più fastidioso del bambino che deve andare a confessare qualcosa e non vuole confessare, invece attraverso un'app può farlo, diciamo, in maniera un po' più discreta e quindi approfittare di questa cosa. In più sappiamo che i bambini ormai sui cellulari ci sono tranquillamente, quindi per loro non è un qualcosa di strano come potesse per noi adulti, che è un po' più un po' ostico. I ragazzi, come dire, vivono col cellulare come noi parliamo normalmente, quindi per loro andare su una app e trovare delle soluzioni ai loro problemi, se ne hanno, penso che è la cosa più facile. Quindi un'organizzazione del genere, tutta organizzata da Inner Wheel, pagata totalmente da loro, quindi per me è stata soltanto una grande fortuna incontrarli e condividere con loro questa giornata di presentazione, che era il minimo che potessi fare come municipalità.